È partito adesso il conto alla rovescia ancora una volta. Siamo. Questa è l'ultima chiamata del nostro giocatore, ma di fronte a sé ha uno dei mostri sacri della storia di StarCraft, di produttore e ora anche di StarCraft 2. Viene dalla Corea e dalla Corea sta giocando per il suo team, gli Aerial Geniuses. Il suo nome è nella storia di StarCraft. La seconda, anzi la terza speranza italiana, dopo la sconfitta di un cluster e di Narcotic, un altro Terran che andiamo a presentare, anche lui dei Dragon Slayer, lo darà il Shire di SD Order! Seconda expert, la sua seconda expert, infatti arriva a 2 minuti 8 della partita, 2 minuti e 15 adesso, si muove anche di orte, questa volta va a posizionare immediatamente la seconda caserma, mentre con questo SCP, la prima caserma, mentre con l'SCP si muove per scautare, 2 minuti e 32 della partita, 2 minuti e 32, siamo solamente alle prime fasi, mentre dall'altra parte abbiamo la spawning pool da parte di Jaidong, che non va neanche a prendere il gas questa volta. Siamo a 2 minuti e 48, vediamo quello che accadrà, siamo anche sui server americani, mentre attenzione si muove l'SCP, vediamo se Jord avrà intenzione di fare qualcosa di particolarmente aggressivo, non sembra, sembra che inizierà con un Reaper. Sta già arrivando sul campo di battaglia, quando siamo a 3 minuti e 14 abbiamo l'estrattore posizionato, adesso da parte di Jaidong, mentre il primo Reaper sta già arrivando da parte di Diord. Questa è una partita quasi impossibile per il nostro Diord, ma deve cercare di dare il massimo, deve cercare di fare il meglio che può. Riuscire già a portare via un game a un giocatore del calibro di Jaidong sarebbe per lui una soddisfazione incredibile. Vediamo che il Reaper si muove in questo momento, va a aprire l'Axe Naga. Siamo a 3 minuti e 58 in questo momento, mentre dall'altra parte stanno già arrivando le prime due queen da parte del Dong. Il Dong che però adesso lo inizia a fare Reaper. Dong, vai Reaper, attenzione con 4 ring. 4 ring da parte di Jaidong, prova a micare Diord, continua a micare Diord, che ha ricevuto da parte di Reaper l'estrema unzione prima di andare ad affrontare questa serie. 4 minuti e 30, continua, fai il quarto strike, se si scoraggia, se non si trova si scoraggia, no, la Queen lo difende, mentre sta arrivando già la speed da parte di Jaidong, 22 psi per Diord, 32 da parte di Jaidong, mentre in questo momento sta arrivando la Factory per il nostro Lucio, sta andando a posizionare anche la seconda raffineria. Siamo ancora alle prime fasi, funziona adesso con due Reaper a dar fastidio, ma non credo sia riuscita ad uccidere niente, infatti zero lavoratori uccisi, ancora non c'è stato del first blood in questa seconda partita da due giocatori, continuano a muoversi Reaper, ma si muove anche la fine per provare a difendere, attenzione perché la speed tra poco finirà da parte di Jaidong.
quel punto sarà più semplice per il giocatore coreano riuscire a difendersi da questi due reaper. Siamo a 5 minuti e 50 della partita. Sta arrivando lo Starport in questo momento, ma è bravissimo Jay Long, non sfugge niente all'occhio del Tyrant, che continua a tenere tutto sotto controllo. Intanto Ling e Jay Long iniziano a muoversi sul campo di battaglia, stanno continuando intanto ad arrivare droni su droni. Siamo a 6 minuti e 25 della partita, mentre Ling continua a tenere il controllo della Xenaga. Se guardate il map control da parte di Jay Long, è incredibile in questo momento, mentre siamo a 6 minuti e 40 della partita. 6 minuti e 40 della partita, vediamo quello che accade. 6 minuti e 50 in questo momento, 40 psi per di Odd, 38 che ha perso di Odd, sembrava perso qualcosa, aveva perso Luzzi, mentre sta arrivando la Banshee in questo momento, ma si accorge di Odd che il suo avversario non ha ancora una terza base. Attenzione perché parte Lucio in questo momento a 7 minuti e 20, si inizia a muovere con queste Elon e questi due Reaper. Vediamo Jay Long che si va a posizionare in fase difensiva, che per fare a correre, corre Lucio entra dentro la base, attenzione perché è stato capito, siamo in posizione, 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 in questo momento di Otte inizia a correre intorno a questi link, adesso stanno mantenendo tutti i link da parte di Jay Long. Attenzione, prova a sovrallare Jay Long, se ci riesce è mostruoso, se ci riesce è mostruoso, dal tre parti Jay Long, e Lucio prova a schizzare via, mamma mia, Jay Long, non lo so dentro, lo so, attenzione, 8 minuti e 23, continua a rimanere, attenzione, continuano a muoversi adesso gli indici dei nostri, che ancora la base, adesso prova ad attaccare sulla testa adesso di Orca, attenzione, però arrivano subito le prime da parte di Jay Long. Vediamo quello che succede, 8 minuti e 55, continua ad aumentare il numero delle Elion da parte del nostro di Order, che adesso si muove anche con una Banshee, ma è quasi terminato il pinacolo da parte di Jay Long, quasi terminato il pinacolo, è morta la Banshee, ma potrebbe iniziare a portare a casa la terza. Attenzione Link, prova a spiegare il spiegatissimo Jay Long, 72 a 70, attenzione, niente per di Orde, andiamo a vedere, ci sono 5 Elion e una Banshee, la situazione è drammatica, anche perché stanno arrivando 11 mutalische, oh mio Dio, le 11 mutalische del Dong, qui la situazione la vedo un pochino dura per il nostro di Orde, 63 per di Orde, 97 per il Dong, ma in questo momento stanno volando nel cielo, un'infinità di mutalische, volano nel cielo un'infinità di mutalische, siamo a 10 minuti e 31, adesso dovrà solamente difendersi, Jay Long, attenzione a queste Elion, continua a mandare Elion di Orde, siamo a 100 e 64, attenzione, continuano ad attaccare, un altro colpo e sarebbero bruciati tutti questi droni. Attenzione perché adesso Jay Long ha ridotto il Z, 106 per Jay Long, 57 per Orde, si ferma in questo momento di Orde, si ferma dall'altra parte anche Jay Long. Vediamo quello che succede, ma c'è bisogno di un miracolo da parte di Orde, non so, non basta neanche un miracolo a questo punto per recuperare questa situazione che sembra pressoché impossibile. Prova a volare Jay Long con queste mutalische, come si avvicina con le mutalische, secondo me finisce, anche perché c'è solamente un torno in produzione, 74 sia 110, deve provare a difendersi in questo momento il nostro di Orde dei Dragon Slayer, mentre continuano ad arrivare Elbat, sta per arrivare con Orde, ma tra poco arriveranno probabilmente tutte le mutalische, viene attaccato in questo momento questa blocco di ghiaccio da parte di Jay Long, che potrà andare a prendersi anche una quarta, mentre non si fa scoprire niente, continua a scaldare, continua
ascoltare tutto, abbassate leggermente gli UPC, alzate leggermente la musica. 86 Zimmer di Orte, 110 da parte di Belong. Attenzione, di Orte sta provando lentamente a recuperare, mentre sono già pronti un'altra counter da parte di Belong, che sta andando a ricercare questo robot, non so come si chiama, è due robuste, le robuste più resistenti da parte di Belong. 124 Zimmer, Belong 104 per di Orte. Sembra una situazione maledetta per il nostro giocatore italiano, ma di certo di fronte a sé è uno dei giocatori più forti al mondo. Stanno arrivando in questo momento tre school monster, stanno arrivando in questo momento altri quattro school monster, alcuni sono già sul campo di battaglia. Vediamo dove andranno a posizionarsi questo school monster. Continua a volare Jai Long, quando siamo a 13.55, 13.57 la partita viene posizionata alla terza base di Mini Long, mentre è stato posizionare la quarta Jai Long, che adesso si muove, attenzione, si va a muovere con questo link e quel cover. Buona la difesa da parte di Long, che lentamente sta provando a recuperare, ma adesso si stanno muovendo anche gli Sword Monster. La potenza dello sciame, la potenza del Dong, che avanza e va a posizionarsi sotto terra. Adesso sarà il nostro Dion a doversi difendere da questo sciame. Dovrà difendersi da questo sciame. Attenzione, continua ad arrivare tutte le lupus, arriva adesso tutte le lupus per difendersi di Orte, prova a sciogliere le lupus, passano le lupus che vanno a sciogliere probabilmente di Orte. Attenzione, ci sarebbe bisogno di alcuni tagli anche dall'altra parte, ma sono tutti rischi, ma le rischi non passano, passano tra i migranti che vengono sciolti da queste telepatte. Attenzione, la situazione sembra essere difficilissima, ha bisogno di tecniche, ma non è telepatte, sta chiudendo la partita a forza di un booster. Già i compiti se ne andranno a FK in questo momento, ma parte un vaccino, mentre gli informosi fanno tutto il lavoro che è da fare. Siamo a 15 minuti e 35 della partita, 199 Zimmer per Jai Long, 147 per di Orte, che adesso deve provare in qualche modo di prendersi, ma sta cadendo un torre incredibile, la potenza dello booster, costretto a fare una chiamata di emergenza, deve abbandonare, non prova a riparare questi torre, ma assolutamente ha bisogno di alcuni tank in tutti i modi. Continua a perdere tutto il nostro di Orte dagli attacchi continui di queste booster. Le booster attaccano e ci sono le lightning che guardano tutta la distruzione terrestre. Adesso accendono finalmente, ma faccio un altro torre, 128 sia 197, Jai Long completamente in controllo della situazione e adesso sta andando il colpo di grazia, sta muovendosi avanti con il colpo di grazia. Il Long dall'altra parte prova in qualche modo di difendersi di Orte, ma la potenza coreana sta andando a distruggere il nostro tricolore. Disconnettiti ora!